Buongiorno, ciao bimbi, belli. Questo è il saluto che io vi faccio ogni mattina quando vi vedo, vi ricordate, vero? Sì. Allora, intanto volevo sapere se avevate fatto l'appello con le maestre. Ok, siete proprio bravi. Eravate tutti presenti? Mi raccomando, Le maestre ci tengono tanto, Ok. Allora, oggi faremo pasta e ceci. Se chiamate le vostre mamme, gli do gli ingredienti. Io aspetto qualche secondo, Ok, bene. Allora, mamme, per fare pasta e ceci dobbiamo avere olio, aglio, rosmarino, una tazza di pomodoro, una carota, una patata, i ceci bolliti prima oppure un vasetto di quelli acquistati che avrete sciacquato, e la pasta e il parmigiano. Allora, vado a mettere in una pentola l'olio, l'aglio e il rosmarino, lo faccio soffriggere leggermente e dopo tolgo tutte e due, perché così non ho né i pezzettini di rosmarino che vagano nella pentola, e però ho dato il profumo all'olio. Poi aggiungo le carota e la patata tagliata a pezzettini, li faccio cuocere un pochino, aggiungo un po' di sale, poi aggiungo il pomodoro. Pomodoro con un pochino d'acqua e un pochino di sale, faccio cuocere un pochino il tutto, poi aggiungo i ceci che ho cotto, li metto all'interno e aggiungo un pochino d'acqua e faccio amalgamare il tutto, faccio cuocere il tutto. Allora, per poi macinare come faccio a scuola. Allora, poi metto per i grandi, come vi ripeto, possiamo aggiungere l'acqua nella pentola o il brodo di cottura dei ceci, pure quelli sono buoni, pure più saporiti. Poi ci metto la pasta e aspetto la fine della cottura. E invece per i più piccolini li macino con il mini beamer e poi aggiungo un pochino d'acqua e ci metto la pasta all'interno e faccio finire la cottura. Vi faccio vedere dopo il piatto come mi è venuto. A presto, ci vediamo. Ciao, ciao belle.